bentornati in questo nuovo video che parleremo come si fanno le mascherine di carta da forno. Questa carta da forno puoi decidere se prenderlo più grande o più bassa. Allora, questa mascherina è facile da usare. Serve un pezzo di carta da forno che lo potete mettere o più grande o più piccolo. Poi una pinzatrice, la forbice e il nastro, che vi parleremo dopo. Allora, per incominciare piegate uguale la carta da forno. Aspetta che adesso anche io ho sbagliato. O da piccoli o da grandi parti, decidete voi. Poi, una volta che hai fatto una piega, poi diventa facile perché trovi il punto dell'altro. Poi la carta pesta è facile da rompere, quindi poi decidete voi cosa fare. Allora, una volta fatta, dato che qua è venuta un po' troppo lunga, si taglia. Anzi no, o se no si ritrova il punto giusto e si piega. Però se vi viene troppo, no, non è uguale, si taglia. E questo qua si butta. Allora, poi tenete dritto e prendete il nastro. Tagliate quanto volete, giratela e poi qua. Una bella pinzata. Poi si prende la mascherina, si mette un pezzo qua, da dove? E si mette un bello, se non va pazienza, ne mettete un altro punto perché intanto riuscirà. Ne mettete tre o più, poi girate e ne mettete un altro. Si vedranno tutte le altre, ma non preoccupatevi. È un po' difficile perché potrete anche sbagliare e andarci uno sopra l'altro. Dovete trovare il pezzo giusto.